Salve a tutti ragazzi, sono sempre Menzo, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Oggi video specialissimo, siamo qui con un quizzone sulla carriera allenatore e sul mondo del calcio, ma insieme a me ci sono due ospiti specialissimi, a cui tengo particolarmente. Da una parte potete vedere Tiz. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Saluta. Grazie Menzo, è un piacere ritornare sul tuo canale perché già ero venuto una volta. Mi avevi stracciato, mi avevi fatto il culo. Mi ricordo. No, questa... era andata abbastanza di fortuna. Da quello che ho capito oggi dovrò invece cavarmela di più con le mie capacità, le mie conoscenze. Esattamente, anche perché dovrai sfidare, sarete uno contro l'altro, il buon The King. Ciao, eccoci. Bello! Eccoci, grazie Rick per l'invito e un saluto anche a Tiz e a chi ci sta guardando. Tiz, te oggi sarai il mio Camavinga, ho tanta paura di te. Beh, allora sì, assolutamente. Spero che tu non sia il mio Almada, allora. Vi spiego brevemente quello che andremo a fare. Il quiz si compone di 4 manche. La prima sarà dedicata alla squadra in cui gioca un determinato talento. Il secondo al ruolo di un determinato talento. La terza manche sarà dedicata a una domanda in particolare con 4 risposte multiple. Mentre l'ultima manche sarà dedicata a uno specifico percorso fatto da un giocatore. Vedrete poi le immagini a schermo. E loro dovranno rispondere con il calciatore giusto. Ma capirete molto meglio il processo guardando il video. Io vi invito a dare un'occhiata alla descrizione, lasciate un mi piace, condividete il video chiaramente se vi piace e magari, non lo so, ciao. Una cosa, in questo momento faccio la domanda a uno di loro e chiaramente l'altro non sente la risposta. In bocca al lupo, Lori. Crepi. Prima manche, dove gioca il talento in questione? Un punto per risposta, ci sarà una risposta speciale con 2 punti in palio. E faccio partire il timer perché abbiamo 3 minuti di tempo. Parte adesso il timer. Dove gioca Adam Karabek? Adam Karabek, Sparta Praga. Non lo so, passo. Non lo so. Puoi passarla, dopo puoi dirlo. Io non ti dirò se è giusto o sbagliato. Dove gioca Malogusto? Malogusto, Olympique Lione. Malogusto. Sì. Siviglia. È la tua risposta definitiva? Perché se sbagli è errore. Quindi se vuoi ci puoi pensare ancora un po' dopo. Ci penso dopo. Dove gioca Kouameni? Kouameni. Attenzione, il primo Kouameni. Sì, siamo a 30 secondi comunque. Tra l'altro è stato anche nominato per un possibile acquisto della Juventus. Non so perché mi viene Borussia Mönchengladbach, non so per quale motivo. 10 secondi. Kouameni, allora Monaco, sì. Gioca in Bundesliga. No, non mi ricordo. Non mi ricordo. Dove gioca Gvardiol? Gvardiol, Red Bull Lipsia. È che mi frega che nella mia carriera si sono spostati. Lo so. Red Bull Lipsia. Dove gioca Vranks? Vranks Wolfsburg. Allora, Vranks secondo me si è spostato. Non gioca più in Belgio. Bravo. Ma gioca al Wolfsburg. Dove gioca Gakpo? Gakpo PSV. Gakpo gioca nel PSV Eindhoven. E dove gioca Noah Lang? Noah Lang Club Brugge. Gioca nel Bruges. Club Bruges. Siamo agli ultimi 3. Dove gioca Sinisterra? Sinisterra, Feyenoord? Non lo so, devi dirmelo tu. Confermo la mia risposta, Feyenoord. Sinisterra gioca nella Zed Alkmaar. Dove gioca Cade Cowell? Cade Cowell, San Jose Earthquakes. Passo. Siamo all'ultimo. Dove gioca Johannesson? Johannesson, Copenhagen. Passo. Si torna da Karabek, 2 minuti e 20. Passo. No, passo Karabek, l'altro chi era? Malogusto. Malogusto mi suona a qualcosa, ma non riesco a ricordarmi il logo di fianco al nome, il simbolo della squadra di fianco al nome. 2.45. Facciamo Siviglia. Tempo finito. Come ti sembra di essere andato? No, male. Come pensi di essere andato? Spero bene. Volete già sapere il risultato della prima manche o aspettiamo di fare anche la seconda? Faccio scegliere a Lorenzo. Ecco appunto.
ci terrei sulle spine, quindi non dire risultati adesso, dai. Va bene. Va bene. Seconda manche, questa volta al concorrente dirò il nome del calciatore e lui mi dovrà rispondere con il ruolo esatto, il ruolo primario e non il secondario. Se mi dovesse rispondere con il ruolo secondario, verrà segnato errore. Anche qui c'è la domanda da due punti. Io faccio partire il timer. Qual è il ruolo principale di Timber? Timber DC. Difensore centrale. Qual è il ruolo principale di Musiala? Musiala dovrebbe essere un COC. Terzino destro. No, aspetta, aspetta, mi sono confuso. Ho detto Musiala, non so se mi hai sentito. No, 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 Musiala, quello del Bayern Monaco. È lui. È CDC, sono confuso. Anzi, credo di aver ancora sbagliato su Musiala. Vabbè, ormai l'ho detto, posso modificare. No, puoi dirmi un'altra cosa, dai. Sono buono con te. Però C o C. Ok, perfetto. Qual è il ruolo principale di Pedro Gonçalves? Pedro Gonçalves... CC? Di Gonçalves non mi viene null'altro in mente, quindi dico CC. Oh, perché ne ha due diversi. Sì. Sì. Perché sono indeciso tra CC ed ED, ma ti dirò CC. Qual è il ruolo principale di Mukiele? Mukiele dovrebbe essere un terzino destro. TD. Qual è il ruolo principale di Rovella? Rovella CC. Centrocampista centrale CC. Qual è il ruolo principale di Pedri? Ok, Pedri è... Questa è tosta. ES? Dico ES, dai. Dici ES. Ma continuo a ripetermi. Credo anche lui centrocampista centrale, no? CC. Ok, qual è il ruolo principale di Kulusevski? AT dovrebbe essere, quindi dico AT. Ala destra, AD. Qual è il ruolo principale di Gabriel Martinelli? Manca un minuto. Gabriel Martinelli, AS. Difficile questa. Ma credo AS. Qual è il ruolo principale di Dumfries? Dumfries TD. Bella questa. Allora, secondo me, considerando che gioca nell'Inter, probabile che l'abbiano anche messo ED. Sono indeciso anche qua. 30 secondi. Posso dire che li hai scelti molto bene. Sì. Ti dico Ada. E qual è il ruolo principale di Bazoer? CDC. Credo che in questo momento sia ancora CDC, anche se in alcuni ruoli gioca difensore centrale. 5 secondi. CDC. Definitiva. Definitiva, chiudiamo. Infatti ho già sbagliato. Non andarci a guardare sbagliato. Che adesso ve lo dico. Mostro, mostro. Io ti ho già detto con i piani di crescita quanto ci guadagni. Non ti ho detto la risposta giusta. Ti ho detto che i piani di crescita fare. Dai, questi che sono sto contando i punti. Come fa le carriere. Questo comunque se lo sposti, come dicevo io, è più due. Niente, ovviamente l'hanno spostato difensore questo. So già di chi parli. È stato CDC da quando sì, è bambino, esatto, ma quest'anno l'hanno messo là. Il fottuto buzzword, eh? L'ho sbagliato anche io. Allora, calmi, perché qui dobbiamo parlare della prima manche. Perché la prima manche, devo dire che è stato un dominio da parte di The King, perché Lori si porta a casa il massimo con il per due pure, risponde esattamente a tutte le domande e si porta a casa quindi 11 punti. Tutti, ha risposto bene a tutti quanti, mentre Tiz si porta a casa solamente 4 punti. Quelle giuste di Tiz sono state Gvardiol, Red Bull Lipsia, Franks Wolfsburg, Gakpo PSV e Noah Lang Club Brugge. Karabek gioca nello Sparta Praga, Malogusto è il terzino destro del Lione, Kouameni gioca nel Monaco, centrocampista del Monaco, Sinisterra nel Feyenoord, Kate Cowell nel San Jose Earthquakes in America, mentre Johannesson era il per due e gioca nel Copenhagen. Si è trasferito, tra l'altro, se non sbaglio, quest'anno. Sì, sì, ed è un giocatore islandese. No. Cioè è l'islandese con più potenziale del gioco. Per quanto riguarda i ruoli, invece, qui devo dire che Tiz ha battuto Lori, perché Tiz si porta a casa 6 punti, e quindi arriva a un totale di 10 punti, mentre Lori fa solamente 3 punti. E sommato agli 11 punti di prima, visto che c'era anche la risposta con il per 2, in totale siamo 10 a 14 per Lori. Timber, difensore centrale, l'avete azzeccato tutte e due, ha come secondo ruolo il terzino destro. Musiala era il per 2. Perché ho messo il per 2? Perché Musiala sul gioco è esterno sinistro. Mamma mia. E come secondo ruolo trequartista. Non è possibile. Mamma mia.
Pedro sì. Gonçalves penso sia insieme a Musiala uno dei più stronzi, perché Pedro Gonçalves ha come ruolo principale alla destra e secondario centrocampista centrale. L'avete sbagliato entrambi. Sì, però non il problema credo. È che loro possono metterli dove vogliono, ma l'esagono non mette. Non, hai ragione, io sono totalmente d'accordo con te. Mukiele, invece, lo conoscete bene. Terzino Nordi. Destro. Nordi, Mukiele. Quanto lo amo. Rovella, l'avete indovinato tutti e due invece, centrocampista centrale. Okay. Io gli avrei dato mediano a Rovella, sinceramente. E poi subito dopo vi ho messo Pedri, perché Pedri l'anno scorso, se non sbaglio, o due anni fa, alla Spalma, se era esterno o sinistro. Adesso Pedri è centrocampista centrale, l'ha indovinato solo Tiz. Te Lori hai detto esterno sinistro. Kulusevski l'ha indovinato solo Tiz. Kulusevski è alla destra e non a T. A T è il suo secondo ruolo. Gabriel Martinelli l'avete sbagliato entrambi, è esterno sinistro. Dumfries invece l'ha azzeccato solamente Tiz con Ada. Mentre Bowser l'avete sbagliato entrambi perché è un difensore centrale quest'anno. E quindi siamo 10 a 14. Mi sto mangiando le mani perché mi sono confuso con Sinisterra, non dormirò stanotte. Io ho una dipendenza dal cambiare ruolo nei piani di crescita e vedere che hanno gli upgrade. Invece da dove vengono do meno importanza perché poi so che durante la carriera si spostano, capito? Sì. Quindi sì. Faccio più fatica. Va bene, ma puoi anche non cercare scuse. Possiamo andare avanti, dai. No, giusto, hai fatto bene a fare questa. Abbiamo la confidenza per poterci mandare a cagare. La terza manche è dedicata alla risposta multipla. Io ti farò una domanda dedicata ad alcune statistiche, ovvero il potenziale di un determinato calciatore, e ti darò anche quattro risposte possibili. Tu chiaramente mi devi dare quella che secondo te è la più giusta. Qui non c'è tempo, quindi ti do tempo di ragionare, ti do tempo di pensare a quello che potrebbe essere. E la prima domanda che ti faccio è: chi tra questi quattro calciatori ha la statistica più alta di precisione di testa? Icardi, Lautaro Martinez, Haller o Morata? Io mi ricordo che Lautaro Martinez è molto infame sul colpo di testa, perché dovrebbe avere un bel po'. Però, allora, Morata lo scarterei. Ok. Ma qui c'è un minutaggio? No, non ti do nessun minutaggio. Ok. Però se ti dai una mossa mi faresti un piacere. Certo. No. Ti dico... Mauro Icardi. Allora, secondo me, Lautaro dovrebbe avere una statistica più bassa, magari ha un pochino di più in elevazione, però nella precisione di testa non credo che abbia più degli altri tre. Andando sugli altri tre, che sono più, diciamo, dei giocatori dei numeri 9, quello che penso è che Morata di testa non abbia quasi mai dimostrato di essere così preciso. Siccome devo pensare a FIFA, secondo me è Icardi. Chi ha il potenziale minore tra questi quattro calciatori? Brahim Diaz, Leao, Adeyemi o Malen? Allora, io ricordo che Leao qualche FIFA fa era veramente buggatissimo per la crescita. È combattuta tra lui e Brahim, perché vabbè, Adeyemi e Malen. Quindi loro due sono, diciamo, quelli OP tra i quattro. Ti dico Rafael Leao. Malen avrà un potenziale molto alto. Brahim Diaz, col fatto che è ex Real Madrid, avrà il potenziale molto alto. L'altro neanche lo ricordo, perché non Leao. Qual è il quarto? Adeyemi. Adeyemi è potenziale altissimo. Io ti direi quello col potenziale minore è Leao. Chi tra questi quattro calciatori ha la statistica di passaggio corto maggiore? Camavinga, Tonali, Koopmeiners o Guendouzi? Allora, Guendouzi tecnicamente non è chissà che, da quel che ricordo. Allora io ti dico Koopmeiners, perché ricordo che alla Z aveva delle stats tecniche niente male. Beh, cavolo, secondo me non Guendouzi. Camavinga, secondo me, è ancora troppo giovane. No, è che io penso, come tu prima hai messo Musiala perché era esterno sinistro, magari adesso hai guardato quanto era forte Guendouzi nei passaggi e hai detto no, è impossibile, cioè lo devo mettere nel quiz perché non lo indovinano. Beh, Koopmeiners. Ma... addirittura l'anno scorso si poteva mettere difensore.
Non può essere Camavinga. Ti dico che è Guendouzi, dai, fidiamoci del mio istinto. Oh, se quelle di prima ti sembravano stronze, questa, quarta e penultima, potrebbe essere ancora peggio. Chi tra questi calciatori ha l'agilità minore? Serginho Dest, Achraf Hakimi, Brekalo o Olmo? Allora, Hakimi per forza di cose non può essere meno agile tra i quattro. Serginho Dest sono in forze. Brekalo, ricordo che ha un bel po' di agilità. Questa è bella tosta, perché allora Olmo è molto più forte tecnicamente. Quindi io ti dico Dani Olmo. Guarda, se è Hakimi è perché dici... Adesso ormai ragiono su... adesso su ragioni su di me, certo. Se tu hai messo dentro Hakimi ed è Hakimi, cioè proprio FIFA completamente cannato tutto. Mette più agilità a Dest che ad Hakimi, cioè sarebbe un gioco che non ha senso di esistere. Cioè io ti dico che quello che ha l'agilità minore, Brekalo. Te lo giuro, preferisco sbagliare, ma dire Hakimi mi sembra folle. Passiamo all'ultima. Questa è una domanda dedicata all'overall. E infatti ti chiedo, quali tra questi quattro calciatori ha overall minore? Richarlison, Werner, André Silva o Gabriel Jesus? Allora, Gabriel Jesus ho in mente un 84. Ok. Poi, André Silva mi sembra 82-83. Richarlison 81. E l'ultimo chi era? Werner. Ecco, questo... io ti dico Richarlison, che dovrebbe avere, se ricordo bene, 81 di overall. Risposta definitiva. André Silva. Sei andato così? Sicuro, netto, definitivo? Allora, secondo me ti dico Richarlison ha 82-83. Ok. Gabriel Jesus ha anche lui più o meno lo stesso valore. Okay. Magari diverso di uno o di due. Non so se due, uno in più, uno in meno. Comunque siamo lì. Timo Werner, anche secondo me lui è lì. E André Silva secondo me è un 79-80. Gli altri sono sopra l'80, l'81. Non vorrei dirvi il risultato di questa manche, perché c'è l'ultima, composta da 5 punti. Ci sono 5 punti in palio. Le cose potrebbero ribaltarsi e potrebbero cambiare. Quindi io farei tutto alla fine di questa quarta ed ultima manche, se siete d'accordo. Va bene. Ok. D'accordo. La quarta ed ultima manche l'ho intitolata, non so, storyline. Io ti mando le squadre e tu mi devi dire il calciatore. Però qui siete proprio uno contro l'altro contemporaneamente nello stesso momento. Potete guardarla? Io già lo dico che lo so, ma non mi ricordo il nome del giocatore, quindi... ecco, siamo qui. Siamo qui. Come va, Lori? Tutto bene? Benissimo. Sai che quest'anno l'Arsenal non lo sto seguendo. Ho visto che finalmente Arteta ha trovato la quadra. Ma giocatore che si è trasferito quest'anno dal Brighton, io ricordo il nome ma non il cognome. È incredibile sta cosa. Per nome li conosci? Sono tuoi amici. Sì, cioè, ce l'ho. Attenzione, Ben White. E signori, è la risposta giusta. È Ben White. Mamma mia. Che si è trasferito all'Arsenal quest'estate per una cifra mostruosa, se non ricordo male. Vi mando la seconda foto. Ce l'ho. Aspetta, però non abbiamo detto se c'era arrivata la foto. Quindi faccio un altro calciatore. Vi succate e vi attaccate al cazzo. No! Patrick Schick! Era Patrick Schick, sì. Seconda foto ufficiale. Tosta questa, eh. Sì, sicuramente il numero delle presenze può... Poi il numero puoi di usare. Gol, il numero di gol potrebbe rispondere. Ok, vai. Ce l'hai? Hai detto ce l'hai? Ce l'ho. Attenzione. Se lui mi ammazza. Secondo me è Ndidi. Signori, puntone per Tiz. Esatto. Puntone per Tiz. Perché è arrivato nell'anno in cui Kanté è andato al Chelsea. Bravo. Bello sto ragionamento. Tante presenze, pochi gol. Però dico la verità, io avevo totalmente rimosso che Ndidi venisse dal Genk. Totalmente rimosso. Invece no, era quello che mi ha aiutato a dire lui. Mi ricordavo che veniva dal Belgio. Ve la sto mandando. Dovrebbe arrivata. Essere... Arrivata. Vai, potete guardare. Cazzo, hai giocato tanto. Stranissima questa, Bella questa, vero? Però è bella. Vuoto di memoria incredibile. Sì, anch'io. E me frega il Southampton. Mi frega.
A me frega il Bayern invece. Diciamo che le giovanili, le prime giovanili di questo calciatore, c'entrano poco con la Germania. Ho capito. Lo puoi dire o era un ho capito ma ancora non so? Era un ho capito ma non so. Ma non so chi cazzo è, dillo. No, però ho capito che non è tedesco, cavolo. E la nazionalità è nordica. Ce l'ho. Ce l'ho. No. Attenzione. No. Sul filo del rasoio. Attenzione sul filo del rasoio, no. Tiz. Ce l'ho. Potrebbe recuperare. Dillo. È Højbjerg. È proprio lui. È proprio Højbjerg. Mamma mia. Ha fatto le giovanili nel Brøndby. E poi, se non sbaglio, si è trasferito nel Bayern Monaco. Di nuovo, nelle giovanili. E poi dopo ha iniziato così. Io quando ho visto Schalke e Southampton, che ho detto allora è lui. Ma il Bayern Monaco non sapevo neanche che ci fosse stato. Per favore, ve la sto mandando. Arrivata. Guardate. Ce l'ho. Dio buono, veramente. Come cazzo è possibile? È passato un secondo da quando l'hai guardata. Mi sono dimenticato il nome. Non è vero, com'è possibile? No, aspetta, ce l'ho. Ante Rebic. Rebic, bravo. Velocissimo, porca troia. Forse questo è veramente stronzo. Questo è veramente stronzo e forse al limite del possibile. Tosta. Qualcosa è andato storto al Borussia Dortmund. Al Salisburgo stava facendo molto bene. Ti do questo aiuto, perché chiaramente, come potete vedere dalle esperienze, ormai questo giocatore ha 30 anni. Però su FIFA gli viene dato un 80 di overall. Mamma, cioè proprio zero. Verrebbe da dirne uno, però mi sembra molto strano che non abbia mai giocato in un altro campionato. Forsberg? Non è Forsberg. Ma lo so chi è, Sabitzer. No. Ecco. No. Oddio. Ragazzi, Sabitzer adesso gioca nel Bayern Monaco. È vero. Ero sicuro fosse Sabitzer. Non è tedesco. Non è tedesco. Come mai stiamo facendo così fatica? Zero. È sloveno. Ok, ce l'ho. Kevin Campbell. Signori, la risposta esatta è Kevin Campbell. È lui. È proprio Kevin Campbell. La nazionalità mi ha aiutato troppo. Io sinceramente non ricordavo che Campbell fosse sloveno, te lo dico sinceramente. Anch'io, no, infatti non mi ha aiutato quello. Poi una volta che sento Campbell mi ricordo che ha fatto Leverkusen, effettivamente. Sì. Signori miei, abbiamo un vincitore. Questo... Vabbè, no, ma si capisce chi è. Non è detto, perché io vi ricordo che c'è stata anche una terza manche. Vero. È vero. C'è stata anche una terza manche. Dedicata alle rispostine. Per quanto riguarda il calciatore con la statistica più alta di precisione di testa, entrambi mi avete detto Icardi, tra Lautaro Martinez, Haller e Morata. Peccato che Icardi sia quello con la statistica più bassa. È Lautaro, giusto? È Lautaro Martinez. Ero sicuro. Con 87, Morata e Haller 86, Icardi 85. Cioè Lautaro è il più forte di testa fra questi 87. Quattro. 87. E Tiz, hai detto una cosa super interessante, perché hai detto Lautaro secondo me primeggia nell'elevazione. Lautaro Martinez, se non ricordo male, nell'elevazione ha tipo 89-90 addirittura. Potenziale minore, vi dico solo che tre di questi hanno 86 di potenziale, uno solo ha 85, e quell'85, e questa qua l'avete sbagliata entrambi, è Malen. No. Quando l'ho guardato ho detto non posso crederci. Ma non è vero, dai. Brahim Diaz e Leao 86, Adeyemi 86. E Adeyemi sinceramente ci sta. Io qui avrei dato la mia risposta su Leao. Passaggio corto maggiore. Qui c'è il primo punto per Tiz. Perché Tiz ha ragionato alla mezzo. Mentre Lori no. Kupmeiners ha 82 come Tonali. Camavinga 81, Guendouzi 84. Non lo metti a caso Guendouzi, capito? E se fossi stato, forse non so come descriverti, avresti indovinato anche chi ha agilità minore. Sì, che è Hakimi. Che è Hakimi, 84 per Hakimi, Dest 88, Brekalo 87, Olmo 86, Hakimi 84. Cioè, incredibile. Qui non ha azzeccato nessuno, quindi? Nessuno, no. Ultima domanda, overall minore. E qui ha indovinato nessuno. No, sì, ha indovinato Lori con Richarlison. Perché Richarlison ha 82 di overall, mentre André Silva e Gabriel Jesus 83, Werner 84.
Mentre Tiz aveva detto Andre Silva che pensavi avesse 79-80. Non ne ho idea. Cioè, non riesci a spiegarti questa cosa. Infatti, quindi, dopo questa terza manche... E vabbè, allora ufficiale. Dopo questa terza manche eravamo 15-11. La quarta ed ultima manche ha fatto 3 punti Lori e 2 punti Tiz. Quindi il vincitore di questo quizzotto è... The King, che vince per 18-13, però è stata veramente una bella gara perché fino all'ultimo eravate lì. A te, Tiz, ti ha fregato molto la prima manche perché hai perso parecchi punti lì. Devo dire però che sulla prima manche il tuo avversario è stato ineccepibile, mostruoso. Fortissimo. Io spero sinceramente vi siete divertiti al di là del risultato. Mi è piaciuto un sacco sentirvi ragionare e mi è piaciuto fare questo video con voi due in particolare. Quindi se mi date la vostra disponibilità si potrebbe tentare anche una rivincita fra più di qualche settimana. No, ma non è che si potrebbe, si io deve. Esigo la rivincita contro Lorenzo The King. Va bene. E io l'accetto, accetto questa proposta. Quindi ragazzi, io vi ringrazio sia a voi a casa, chiaramente, che state guardando il video, spero ovviamente vi siete divertiti, spero vi sia piaciuto, spero che lo supportiate sinceramente e ringrazio voi due ragazzi per aver accettato il mio invito, per aver partecipato, per esservi messi in gioco e per aver deciso sul momento di fare anche la rivincita. Niente, grazie a te per aver organizzato questo quiz. Grazie ragazzi, ci vediamo alla prossima, un salutone. Alla prossima. Alla prossima. Ciao.